Bentornati a Quella Zampa. Restiamo sull'argomento educazione dell'animale perché è importante, perché così come vale per gli uomini, vale anche per gli animali e soprattutto per stare insieme. Forse è meglio essere un po' tutti educati. Siamo sempre in compagnia di Tania, che è qui con noi. Oggi siamo in piazzale. Ciao a tutti. Oggi siamo in piazzale Rosmini per una chiacchierata. Parliamo di educazione appunto e di quanto importante sia magari anche la provenienza dell'animale proprio per il vissuto storico che ha. Ci dici qualcosa? Sì, una cosa che spesso viene sottovalutata è insomma, le teorie dello sviluppo del comportamento che inizia già all'interno della pancia della mamma. È dimostrato che un cucciolo che nasce, che viene cresciuto in una pancia di una mamma che è nervosa, stressata, avrà più problemi anche poi nell'apprendimento, sarà un cane più ansioso, più stressato. E anche un cane, che un cucciolo che poi non viene lasciato con la mamma almeno le prime 10 settimane dove gli viene insegnato a ritualizzare il gioco, la comunicazione e anche l'inibizione di alcuni comportamenti, poi avrà dei problemi da adulto. Quindi la provenienza dell'animale è anche importante. Assolutamente, nel senso che o uno decide di andare magari come un educatore a farsi aiutare a scegliere un cane adulto in un canile o comunque un cane già formato, o comunque se sceglie magari di prendere un cucciolo è meglio scegliere un allevamento qualificato oppure anche un cane di una cucciolata nata in casa che però sappiamo che la mamma è stata accudita, coccolata e amata. Questo anche in riferimento a diciamo, traffico, comunque tutti i giri che ci sono di animali che provengono dall'est, che vengono strappati precocemente alle mamme, questo per ricordare che il fatto che venga strappato la mamma può influire sicuramente su. Assolutamente, sul comportamento, sullo stress, sull'aggressività e su tutto, e sulla comunicazione. Grazie Tania e sentiamo i candidati di questa settimana. Lui è